Dai, facci sta ripresa, su. Presidente, mi raccomando, che vogliamo fare... Aspetta, fa vedere la cosa qua. No, l'autografo. Beh, d'accordo, come la penso, Presidente, su questa cosa qua? Tu le mani dei piani di pezza. Questi sono bellissimi. Anche, anche tu le mani devi tenere l'auto. Va bene. Allora, io sono stata la settimana scorsa qua. È stupenda, così io mi sono ammazzato. È un paesaggio incantato. Chi ci vuole mettere le mani? È proprio con l'oletta, è previsto. Allora perché viene, vuole essere tolto vuole, dalla, come aria protetta deve essere... Ma tutti i sindaci hanno spinto su questa cosa. Ma non c'è... Ma tutto ciò che è stato tutto una richiesta da parte dei sindaci, sono andati su... Ma noi non siamo d'accordo, questo è un'aria bellissima, va tutelata. No, va bene, questa è una richiesta che arriva da parte di tutti i sindaci al comprensorio. Comunque... Fatti le leggi, perché così magari... No, non è una questione di farci, io non faccio parte di nessun partito, io faccio parte del... No, dico, è una cosa che è arrivata dai sindaci, perché viene? No, io sto... lei è Presidente della Regione, ha firmato pure lei. Certo, tutti i sindaci hanno richiesto, io secondo le comunità... Ma non solo le comunità, io pure faccio parte della comunità, e non sono d'accordo. Cioè, questo è stupendo come posto, rovinarlo con le però parlate pure con i sindaci. No, parleremo con tutti, parleremo. Perché se i vostri sindaci vi rappresentano, hanno dato l'ok. Tutti i sindaci, tutta la comunità. E quindi il governo semplicemente ha aderito a una richiesta che è arrivata dalla comunità. Giustamente, tu non sei d'accordo, non ne parli con i tuoi sindaci. Ma vabbè, anche come vedete, cominciate a raccogliere firme per chiedere un referendum nella vostra comunità. Ci sono degli strumenti democratici. Non è secondario, Presidente. Investimenti importanti sull'ambiente è importantissimo. Sono investimenti importanti, ricchezza, turismo. In Trentino non ne fanno le più riviste.